Zerina, Mahir e Amina sono amiche dalla prima elementare. Hanno vissuto a Gornivakov anche durante la guerra. Giocano a pallamano tutte e tre e quando escono con gli amici vanno nell'internet point per chattare. Frequentano l'ultima classe delle medie e devono scegliere la scuola superiore. È un momento molto delicato. Amina vuole fare medicina a Sarajevo. Mahira andrà al ginnasio, poi all'università. Vorrebbe andarsene da Gornivakov. Solo Zerina vuole rimanere per sempre e magari diventare insegnante di ginnastica. È difficile pensare a un futuro roseo, tuttavia dai, è importante che loro cerchino così di sentirsi e di vivere, come diceva Tonino, momento per momento quello che è la loro vita e comunque di fare quello che si sentono. Penso che sia importante che loro in qualche modo abbiano delle passioni e cerchino così di andare avanti e di credere in qualcosa. E quindi dai, penso che sia quello che è il messaggio che noi possiamo dare a loro e da quello poi loro potranno partire e fare le loro scelte. La scuola che ho intenzione di fare l'anno prossimo è il liceo classico, perché mi piacciono molto le materie letterarie e anche la storia. E inoltre non c'è la matematica. Ancora il percorso, cioè, da far da grande non l'ho ancora ideato, però cioè, l'università la dovrò fare per forza. Oggi in Bosnia e Erzegovina vivono 4 milioni di persone, meno degli abitanti di Roma. Il 48% sono bosniacchi, bosniaci di origine musulmana, il 37% sono serbi e il 14% croati. Il paese è formato dalla Federazione Croato-Musulmana e dalla Repubblica Serba. Prima della guerra, un terzo dei matrimoni erano misti. Nel secolo scorso, nei 15 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, oltre 4 milioni e mezzo di italiani sono emigrati all'estero. Non c'era lavoro per loro in Italia, il paese era in macerie. Oggi siamo l'ottava economia del mondo, tra i fondatori dell'Unione Europea e con un reddito medio che in Emilia-Romagna è di 28.000 euro. In Bosnia oggi l'età media è di 35 anni, la disoccupazione va dal 16 al 40%, la metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà, eppure bar e caffè sono sempre pieni, i negozi ricolmi di merci, le case in costruzione perché i soldi vengono dall'estero. Ogni famiglia ha un figlio, un padre, una sorella che vivono e lavorano in Italia, Germania, Francia e persino in America. L'Italia oggi è uno stato culturalmente ed economicamente molto vario, però omogeneo per lingua e religione. In Bosnia, invece, il 40% delle persone è di religione musulmana, il 31% cristiana ortodossa e il 15% sono cattolici. L'Islam dei Balcani è sempre stato tollerante, ma negli ultimi anni sono aumentate le donne che girano con il capo coperto e le moschee. La religione appare come un fattore aggregante in una società complicata. Tako da mi uopće nemamo problem komunikacije sa drugima. I nemamo problem ni komunikacije sa samim sobom, barem mi u Bosni odlično razumijemo svoje mjesto i svoj položaj. I mi s pravom za sebe kažemo da smo mi europski muslimani. Mi smo europski muslimani u smislu da živimo na europskom tlu, da smo tu autohtoni, nismo ni otkud došli ovdje, mi smo tu. Evropski muslimani smo i u smislu da ni kršćanstvo nije nastalo u Europi, već je došlo u Europu, pa rekao bih, sa istoka kao i islam. I ni jedno ni drugo nema baš neki veliki primat na Europu. I kršćanstvo i islam su, možemo tako kazati, gosti u Europi, jer nisu nastali u Europi. I evropski muslimani smo u smislu da poštujemo evropske vrijednosti. Poštujemo evropske vrijednosti. Evropske vrijednosti su naše vrijednosti, one su jednako naše kao što su evropske. Mi smo u tom smislu evropski muslimani. La mia esperienza con
il mondo, la guerra, la pace, vabbè, è sempre un continuo richiamo ai principi e valori della vita quotidiana, per cui è chiaro che ci sono le grandi guerre, ci sono le piccole guerre, però ci sono anche quei momenti particolari in cui si cerca di costruire e realizzare un ambiente sempre più umano, sempre più legato a quei valori, a quei principi che richiamano la convivenza civile. Abbiamo fatto una marcia della pace qua a Civitella, è stata una cosa anche molto bella, semplice, preparata dai giovani, per cui siamo partiti dal Santuario della Madonna, poi dopo abbiamo lasciato la piena libertà, quel primo momento era un momento aperto a tutti, poi dopo siamo entrati in chiesa per fare un momento un pochino più concreto come vita cristiana, per cui dopo anche qualcuno di altri è entrato e hanno vissuto un momento molto bello, quindi io credo che ovviamente quando c'è una convivenza civile, quando ci sono dei rapporti veri, sinceri, è chiaro che poi ci si ragiona e si costruisce anche sulla pace. Oggi si spara e si muore in Palestina, Iraq, Afghanistan, Darfur, Somalia, Congo e non solo. Più di 5 milioni e mezzo di persone sono già morte in conflitti a volte dimenticati, come in Sierra Leone. Italiani e bosniaci, così diversi eppure così uguali. Dimenticare è una funzione sana per il corpo, ricordare fa male. Ma è possibile dimenticare la guerra? Elaborare un conflitto è sempre doloroso. Alcune ferite faticano a chiudersi, continuano a sanguinare nonostante la pace, perfino dopo 60 anni, come in Italia, o dopo poco più di 10, come in Bosnia. La violenza della guerra entra ogni giorno nelle nostre case attraverso la TV, la radio, i giornali, internet. Il giornalista e scrittore Tiziano Terzani cominciava il suo libro con questa frase. Ancor più che fuori, le cause della guerra sono dentro di noi. Sono in passioni come il desiderio, la paura, l'insicurezza, l'ingordigia, l'orgoglio, la vanità. Lentamente bisogna liberarcene. Dobbiamo cambiare atteggiamento. Cominciamo a prendere le decisioni che ci riguardano e che riguardano gli altri sulla base di più moralità e meno interesse. Facciamo più quello che è giusto invece che quel che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi. È il momento di uscire allo scoperto. È il momento di impegnarsi per i valori in cui si crede. Una civiltà si rafforza con la sua determinazione morale, molto più che con nuove armi. Da sé non può riempirsi lo stomaco e cinge d'un muro la sua proprietà ed il muro deve essere abbattuto, il tetto aperto alla pioggia. L'umano, è già l'umano, tiene in conto di nulla. Così terribile diventa se stesso.